I've got the codes. All right, then let's get right to it. Please insert stolen security codes now. Strike a key when ready. Premiamo un tasto quando siamo pronti. Like they say, easy money. That's okay. It. With the proper equipment, it only takes a moment. We can fight Skynet with our own weapons. I believe that goes for that infiltrator as well. The first prototype just came out a couple of days ago. Imagine what happens if they become mass-produced. We need to hurry before that happens. That infiltrator has been after us for more than just a couple of days. What do you mean? It's been following me for months. But that simply can't be. That prototype has been out for mere days. It's the same model that destroyed Pacific Division. But I'm connected to Skynet's mainframe and I can see their plans. I'm telling you that what you're saying is not possible. Unless... A meno che già non possono viaggiare nel tempo, forse. Oh my God. They will do it. They will finish the TDE. Finish what? TDE, time displacement equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes, a time machine. You go in, you pick a date, you press a button, and just like that, you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on TDE for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished TDE and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So if it's done, then... What the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future. You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go report back to Baron. Speaking of Baron... Ci fa il culo se li uccidiamo, però. Se lo diciamo. Ah, già che Baron, la nostra capa, ci ha chiesto di ucciderlo lui appena avesse finito questo lavoro. Quindi uccidi Mac? No, direi di no. Avverti, dagli il chip rubato. Io farei così. Chiedi a Mac di Baron. Vediamo un pochettino. What happened between you and Baron? Years ago, Connor gave an order to infect Skynet with a virus. To do it, we had to reboot a T-800 model I was trying to reprogram. I warned them that I wasn't done and that the Terminator was fully functional, but they didn't listen. So, as expected, it went online and sent our coordinates to Skynet. But not only that, it attacked and killed Perry. Baron took it personally because they were an item. She's been holding a grudge ever since. Ok, quindi direi che facciamo attenzione a non cliccare qui. Oddio, perché la... Ok, avverti. Ok. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is. Its CPU is a neural net processor, a learning computer. It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you. Oh, finalmente ci abbiamo il fucilazzo. Bene, 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 bene. Dove sta? Il fucile. E lui, eccolo. Melody. Ah, un zaino pieno. Che palle. Già, è vero, dovevo vendere qualcosa per farmi soldi. Me ne sono altamente dimenticato. Vabbè, buttiamo via uno di questo. Che ce frega.
Questo molto meglio, molto meglio. Allora, equipaggiamolo al posto di suo. Sì, direi di sì. Che poi di fatto credo che siano tutti uguali, credo io. 125 è un qualcosina meglio, guardate. Sì, quindi tecnicamente, vai, equipaggiamo lui. E poi tecnicamente possiamo anche equipaggiare. Questo lo tolgo che non mi è piaciuto molto. Ci equipaggiamo anche questi. Adesso tecnicamente dovrei ritrasferire i vari chip, però poi lo facciamo più avanti, va. Allora, nuovo punto abilità, vediamo un pochettino, ne abbiamo uno solo. Io direi di darlo in costruzione, che dite, sopravvivenza, ormai abbiamo finito tutto ormai. Altri non ce ne sono. Quindi vai in costruzione. Commander. I'm here. Is the thing with Mac taken care of? It is. But I have some news for you. Go ahead. Ok. Ok, ci teletrasporta per fortuna già il nostro rifugio. Adesso vediamo un pochettino cosa accade con la capitana. Sergeant, are you taking a tour with us? Ma prima di tutto mi devo vendere tutte quelle armi lì, che sennò poi me le tengo e mi occupano spazio. Dove siamo? Dove cavolo siamo? Ok, ma ogni volta mi sembra diversa questa entrata, vabbè. Rivers, just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out. You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it. It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Ok, dite che sarà l'ultima missione. Non credo, non so, c'ho questa sensazione che durerà ancora. Vabbè, vediamo un pochettino cosa ci dice di fare nel frattempo. Qua cos'è? Contro il tempo, possiamo andare direttamente alla missione. Va bene, dai, andiamo. No, che vuoi, bimbo? You're moving out? Sì, sto andando, sì. What about you? I'm part of a scavenging team now. But Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Sì, vabbè. Last time I saw her, she was upstairs. Ah, quindi devo andarlo a dire a Jenny, che palle, ndo sta. Allora, vediamo se qua ci dice di andare laggiù, forse, trovare Jenny. Vediamo, sì. Parrebbe così. Guardate qui che bei mitragliozzi. Peccato che non li possiamo fottere. Allora, vediamo un pochettino. Qui c'è un buco e ovviamente noi ci passiamo. Basta, non c'è nient'altro. Cioè, guarda questa dove è venuta a incularsi, vabbè. Ti vuoi buttare di sotto? Ok. How did you find me? Guarda. Told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No, he seems happy. E ti butti di sotto. At first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah. I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. Sì, guarda, sei tutta aperta per me. With Patrick. Dovresti andare. Oh, finalmente ce la togliamo dalle palle. I know what you're going through, and... Do you? I'm sorry. That was rude. You know what? When I heard it coming from someone else, it just... No, no, non è egoistico. No, no, vai tranquilla. I can't leave. Not until the war. No. Ma non è vero, io ti ho detto il contrario. Ma porca. Vabbè, c'è l'uso di andarsene, invece no.
just a little. L'abbiamo capito. Beh, brava, statene qua, I'll be back soon. I'll do that. Vabbè. Quindi mi lancio di sotto, di qua. Non si può, va bene. You ready to move out? Sì, direi proprio di sì, possiamo andare. All right. Vai che non vedo l'ora di spaccare qualche cranio a qualche Skynet. No, a qualche Terminator, va, che suona meglio. 30 years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers. Ma siamo in 4-5. To lead the Alpha team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core. At whatever cost. A qualunque costo, ok. Dismissed. Dismissed, ok. Ok, ci siamo. Vediamo un pochettino. Perché non mi lascio muovere? Bravo. Skynet's taken the bait. Good luck out there. All right, everyone, this is us. Let's move out. Ok, fammi un po' capire che arma quella nuova è questa qui che ci ho messo dei chip sopra. As soon as we get past that barrier, expect Skynet to show up. Bella grande sta barriera, Allora, qua nessuno lo fa, devo farlo io. Vabbè, dai, fammolo noi. Vediamo un pochettino quanto sarà difficile. Ah no, così semplice. Ok. Attenzione lì, Attenzione. Bravi, bravi. Ok. Io ovviamente mi fotto tutto. Oddio, mi aspettavo facesse più male, sto fucile. Ok. Non bisogna ricaricare. Ah, cioè, oddio, questo non l'avevo. Non li avevo assolutamente visti. Mamma mia. Mi è andata bene. Ok, questi qua immagino che ci daranno tutti munizioni per questi fucili di secondo livello, ok. Keep pushing forward. Metals. Sono tanti. Via, 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 scappate. Scappate che vi friggono tutti. Dov'è? Eccolo lì, guardalo. Bravi, bravi. Good shooting. Però io quasi quasi utilizzerei ancora la nostra bestia che fa 4-5 volte il danno di questo fucile qua viola, vai. Occhio. Ho sbagliato. Aiutatemi tanto. Aiutatemi tanto. Pam. Pam. No, l'ho sbagliato. Ciao. Devastante quest'arma, devastante. Questo è ancora vivo, dai. Ok, ancora un altro lì. Ok, nice. Ogni volta che dico ok, il mio cellulare si attiva, no? Giustamente. E io gli faccio i dispetti, gli dico ok. Cioè, i miei compagni che vanno veloci. Aspettatemi. Dai, guarda, sono già lì loro. Allora, vediamo cosa ci aspetta. No, he's with us. Cos'è che ha detto? Non è con noi? Allora, qui ci dovrebbe essere. No, la base con tanti cattivoni. Però non vedo assolutamente nulla. Vabbè, andiamo. Ah, è lui. Ok, siamo sicuri? Sì, cioè,
Immagino che siamo noi stessi. I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Ok, ok, vai, aprici tutto, prendiamoci, qua è buono, 50 proiettili viola. Vediamo. C'è su, no? Eccoli lì, eccoli lì. Oddio, ah! Oddio, non li faccio niente a quelli. C'è quello tanto grosso. Oh mio Dio, ce ne sono tanti di quelli grossi. No, devo provare. Voglio provare con questa, forse è più persuasiva. Sì, forse sì. Anche perché spariamo un botto di colpi in rapporto. Forse. Mannaccia. Vediamo, vediamo. Devo sparare lì. Ok. Se lancia i missili siamo fottuti. Ok, per fortuna non li ha lanciati. Ah, sì, curiamoci subito. E perché miri me con tutti quelli che ci sono proprio a me? Ok, via, uno è andato, uno è andato. Nice, nice. Poi... sì, buono. Tutti i danni critici. Dai, veloce, veloce, veloce. Buonissimo. Non c'è qualcosa da far esplodere? No. Lancia i rocket. Attenzione. Ok. Ah, c'è anche il lanciarazzi, che effettivamente è molto appropriato. Oddio, dov'è quello grosso? L'hanno fatto fuori? No, è quello lì. Ah... dobbiamo usare lanciarazzi. Dai, 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 dai. Non vedo i suoi punti critici. Vabbè, pazienza. Ok, è andato. Allora, io direi... vediamo se riesco. Inventario è in pausa. Bene. Allora, possiamo equipaggiarci il lanciarazzi. Questo qua. Così proviamo, vediamo se riusciamo a fare fuori lui. Sì, nice. Però non l'abbiamo abbattuto. Buonissimo. Sarei curioso di capire. Ah, l'ho mancato? No, l'ho tirato su di me, sono coglione. Oh my god. Le bestemmie.